Allora, siccome non ho registrato la lezione di lunedì, la devo almeno recuperare alcuni punti. Comincio dal lavoro di Beatrice. Beatrice ha fatto già tutta la ruota dei colori che io invece manderò blocco per blocco durante questo mese. Praticamente ha fatto bene tutto, in realtà questa era la parte che avrebbe dovuto fare. Questa era la parte, e il resto no, correttamente le sue compagne di classe l'hanno fatta tutta, hanno fatto solo questo e va bene così. Non c'è una maniera giusta o sbagliata di dire questo, peraltro è fatto bene, ma anche se non c'è una maniera effettivamente giusta di fare questo esercizio, perché quello che mi interessa è l'esperienza che fate mentre mescolate i colori col giallo in questa direzione e con il violetto, il magenta in quest'altra direzione. Fondamentalmente questo è quello che è vedere come si mescolano fra di loro queste due tonalità che sono complementari. Allora tenete presente che appunto che ai margini da qui a qui questo è complementare, cioè il viola è complementare del giallo, questo verde diventa complementare di questo rosso, questo verde più diventa complementare di quest'altro, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è fondamentalmente quello che succede. La cosa interessante è quello che succede in questa zona qui al centro, ovvero i due colori complementari si mescolano e creano una zona progressivamente sempre più scarica del colore di partenza e sempre più neutralizzata per un colore neutro, appunto, sì, che i pittori chiamano bistro. Una nota da una qualche cosa una cosa da annotare è che questo colore neutro è fondamentalmente quello che è maggiormente presente in qualsiasi quadro, primo. Se, perché nessun, quasi nessun quadro lavora su con tutti i colori primari, cioè quelli primari o comunque saturi al massimo. Cioè questa fascia qui, questa che aggira in questa corona circolare, è la fascia dei colori saturi al massimo, che si possono usare per esempio scegliendo questo colore e mettendolo in un ambiente di questo tipo, oppure il contrario, questo colore in un ambiente di questo tipo, no? Eccetera, eccetera, eccetera. Questa cosa che sto facendo introduce un concetto che poi vedremo alla fine, alla quarta lezione di questo mese, che è il lavoro con le maschere di contrasto. Poi adesso, se riesco, faccio anche per Beatrice, così c'ha qualcosa da fare, visto che ha fatto praticamente tutto, un esercizio con una forma semplice, che può essere un sasso, può essere un cerchio, no? Una sfera in un ambiente, in una sfera con un valore tonale e di chiaroscuro di un certo tipo, di tonalità e tono, e quindi chiaroscuro di un certo tipo, all'interno di un ambiente del colore complementare, per esempio, oppure di un colore armonico, che ne so, un verde in un ambiente di questo tipo, o un giallo in un ambiente di quest'altro tipo, cioè con queste tonalità, o quello che volete. Qui c'è un'infinità di possibilità di scelte.
Questa è la prima cosa sulla quale lavoreremo. Un'altra cosa che ho detto a Beatrice, poi casomai ricordatemi nei commenti cosa ho lasciato indietro, tranne purtroppo le divagazioni che ho fatto durante la lezione, che non so se mi ricorderò tutto, cercherò di ricordarmi il più possibile. Un'altra cosa importante è questa: in questa zona che allora lei ha cominciato a fare, in questa zona qui, per tutto il cerchio chiaramente, ci verranno le tonalità smorzate. Quindi da qui a qui ci sarà un chiarissimo, qui ci sarà un chiarissimo, mentre quindi ci sarà una scaletta a schiarire a partire dalla tonalità, cioè quindi in questa direzione, in questa direzione, no? Quindi avremo nella ruota completa la desaturazione del colore o verso l'interno, quindi verso un grigio scuro o bistro. Quindi vedete, perde identità questo colore, la sua identità diventa sempre più neutra. Oppure verso l'esterno, verso il bianco. Quindi all'interno verso il nero, diciamo, grigio scuro, e all'esterno verso il bianco. Ok? Questa ruota in realtà è progettata per la pittura a olio, no? Si fa anche con la pittura a olio. E io la faccio fare perché ti insegna a fare la sensibilità agli impasti di colore sulla tavolozza, specie per la pittura alla prima, ma anche l'altra, ma comunque per la pittura alla prima è assolutamente fondamentale partire dai colori base che si hanno sulla tavolozza per creare tutte le tonalità, le tonalità del lavoro. Detto questo, direi basta per Beatrice. Chiaramente qui poteva essere un po' più scuro, però ci vuole, come dire, manualità nell'uso delle matite colorate, che all'inizio uno non ha, perché se si preme troppo le matite colorate saturano subito la carta e quindi più di tanto non si riesce a ottenere. Per quello che riguarda Beatrice, non ho nient'altro da dire se non mandare questi esercizi che probabilmente allego in fondo oppure aggiungo in un filmatino che metto su YouTube, come questo peraltro. Quindi passiamo oltre, chiudiamo questo. Ok. Allora, il lavoro di Francesca è ben fatto. Solo che ha insistito troppo poco nel far andare il giallo fino a qui, cioè qui c'è un passaggio di giallo, qui ci sono due passaggi di giallo, qui ce ne sono tre, ingrandiamo un po', qui ce ne dovrebbero essere quattro, qui cinque, qui dovrebbe essere molto più scuro perché ce ne sono praticamente 6, mentre qui ci sono un passaggio di viola, due passaggi di viola, tre passaggi di viola, quattro passaggi di viola, cinque passaggi di viola, 4, 5 e 6 passaggi di viola. Così questa zona diventa più grigia, più bistro e uno riesce ad apprezzare tutte le variazioni di impasto e di modifica che si hanno quando si crea un colore, quando si crea un colore impastandolo col suo complementare. Quindi appunto dovrebbe insistere di più in questa zona con questi passaggi. Un'altra cosa invece, per il resto va tutto abbastanza bene. Di nuovo, anche per lei mi sembra che io abbia insistito
sul fatto che quello che conta qui è l'esperienza che si sta facendo. Cioè, facendo questa esperienza piano piano si fa sensibilità sul colore. Un'altra cosa che è valida anche per Beatrice, che farà quell'esercizio delle sfere o dei sassi, è che a un certo punto scoprirà che nelle ombre proprie conviene mettere il colore complementare per creare il senso dell'ombra. Poi lo vediamo proprio. Oppure che è anche che nell'ombra portata in genere si mette un colore complementare. Questo poi lo facevano sia i pittori classici, diciamo, quelli che dipingevano a livelli alla fiamminga, che usavano le velature del colore complementare per creare il senso d'ombra, sia gli impressionisti che lavorando d'impasto usavano mettere nell'impasto tendenzialmente il colore complementare, addirittura alcuni proprio mettendolo puro o quasi puro, comunque che fosse riconoscibile. Tutte esperienze da fare, che poi più avanti andremo ad approfondire. Un'altra cosa, qui praticamente non ho nient'altro da dire se non appunto che Francesca dovrebbe puntualizzare questa cosa e anche in futuro lavorare con maggiore intensità. I passaggi vengono bene, cioè la carta non si satura se si lavora sempre col fianco della matita e con grande leggerezza. Comunque si satura, cioè non c'è niente da fare. Non so se lavorando su queste, come si chiama, pastel, matte, queste carte da pastello. Dovrei provare. Io il fatto che ho solo carta grigia, pastel matte grigia, e non ho mai fatto, non l'ho mai provata con le policromo si lavora bene sulla pastel matte, però non ho mai provato perché non ho mai preso la pastel matte bianca. Però se uno ce l'ha può fare la prova, perché così la carta si satura molto di meno e quindi il risultato cromatico è maggiore. Ok? Andiamo avanti, quindi Francesca l'abbiamo servita e vediamo che Lidia. Ok, Lidia ha ottenuto, forse ha esagerato un po' nel senso contrario. Perché pesta un po', cioè probabilmente pesta un po' il tratteggio, però anche questo va bene. Di nuovo, continuo a insistere, quello che conta non è il risultato in sé, perché questo è un esercizio, ma quello che succede è come dire acquisire piano piano la sensibilità per quello che succede durante il lavoro, durante questo lavoro di... Cioè, vedere che ci succede praticamente sulla carta mentre assistiamo allo spettacolo, no? Consideratelo uno spettacolo che si crea davanti a voi e che voi non c'entrate niente, vedete solo, voi siete solo come lo strumento che crea lo spettacolo della fusione fra di loro dei colori, dei pastelli, delle matite colorate che si mescolano fra di loro sulla carta in questo gioco. Ok?